Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito al cinema il 22 febbraio scorso ed è il film che ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera. È il film di un regista non prettamente cinematografico, non è proprio uno storyteller, o meglio, lo è, ma a modo suo. È un visionario nel senso dell'utilizzo esasperato del visual, del sonoro, dello stile, spesso a discapito della narrazione. Sto parlando di Jonathan Glazer, che è un artista che non si pone limiti. Video musicali, cortometraggi, film, spot pubblicitari. Il cinema è solo uno dei tanti percorsi della sua carriera. Il titolo del film è The Zone of Interest, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis, ed è un film che nella sua parte iniziale spinge l'esperienza cinematografica a livelli davvero altissimi. Poi però ve lo dico dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Ci tengo a fare una premessa. So che chi si prende la responsabilità di parlare di cinema dovrebbe cercare di essere il più oggettivo possibile e lasciare la soggettività nel sottotesto. Ma secondo me questo è un film che, almeno da un punto di vista emozionale, prende solo la soggettività dello spettatore, la sua parte più intima, i suoi sentimenti più personali. Perché ognuno di noi è il risultato di sottrazioni e addizioni di esperienze visive, sonore, gustative. Ognuno di noi è un romanzo scritto da quello che vediamo, quello che ascoltiamo, quello che mangiamo, beviamo, dalle nostre interazioni sociali. Sappiamo cosa è bene e cosa è male, però poi nel nostro intimo il bene e il male lo filtriamo, lo interpretiamo in base alle necessità dei tempi e dei luoghi in cui siamo nati e in cui stiamo vivendo. Dico questo perché The Zone of Interest, con uno stile estremamente personale e paradossalmente iperrealista, è un film immerso in quello che è universalmente conosciuto come il simbolo assoluto del male, cioè l'olocausto. Però, e questo è un concetto che ho espresso anche nel video dedicato al film Green Border, che trovate qui, ovviamente non per cattiveria o per mancanza di sensibilità, ma è evidente che noi nei confronti dell'olocausto abbiamo un filtro, che è quello della storia, della narrazione. È un orrore compiuto e subito dall'umanità, che viene giustamente tramandato di generazione in generazione perché non accada mai più. Però accade ancora, non strutturato in quel modo, ma accade ancora. Quindi cosa dobbiamo dedurre? Che questa narrazione ha fallito? O che l'umanità non è in grado nella sua totalità di trovare una comunione di pensiero su cosa sia bene e cosa sia male? Vi dico queste cose perché le mie considerazioni su questo film sono scisse in due. C'è la parte di chi ama il cinema nel suo aspetto più tecnico e di sperimentazione, che questo film l'ho amato tantissimo, perché per come è stato girato siamo di fronte davvero a qualcosa di unico. Ma il cinema, almeno per me, deve raccontare storie, e ognuno di noi, per i motivi che dicevo prima, a queste storie reagisce in maniera diversa. E mi fa riflettere quando sento e leggo commenti di persone che sono andati a vedere questo film e ne sono uscite distrutte dalla sua violenza psicologica. Violenza psicologica che c'è ed è anche abbastanza infame. Però facciamo così, vi parlo del film e poi concludo questo pensiero. Partiamo dal regista Jonathan Glazer, classe 1965, nasce a Londra e dopo il liceo frequenta e conclude gli studi universitari presso la Nottingham Trent University, specializzandosi in sceneggiatura e regia teatrale. Inizia a lavorare come montatore per la BBC per poi diventare regista di video musicali. Siamo nell'era MTV, l'era in cui gli artisti del mondo della musica investono molti mezzi ed energie nei loro video. Racconto questo periodo d'oro nel video dedicato a Michel Gondry che trovate qui. E Glazer si tuffa in questo mondo dei video musicali affinando quelle che sono le sue caratteristiche visive e stilistiche principali, tra cui l'esasperazione dell'inquadratura. Spesso fissa, immobile, non si deve muovere la telecamera, ma si deve muovere tutto quello che c'è davanti ad essa. Esempio lampante di questo stile è il video Virtual Insanity di Jamiroquai, dove la telecamera rimane immobile mentre si muove il pavimento della stanza. Altro video dove è pesante la mano di Glazer è Karmapolis dei Radiohead, dove di nuovo la telecamera non si muove e si muove allo stesso tempo perché viaggia all'interno di un'automobile. È molto importante entrare nello stile di ripresa di Glazer per capire il suo cinema, perché esattamente questo stile in The Zone of Interest raggiunge il suo picco stilistico e tecnico. Glazer vede la telecamera come un mezzo artificiale, non è l'occhio del regista.
è quasi il buco della serratura da cui il pubblico spia il lavoro del regista. Ma il video di Glazer che preferisco in assoluto è Rabbit in Your Headlight della band sperimentale Uncle. Qui Glazer esce un po' dal suo stile e racconta una storia. Il video infatti è una specie di cortometraggio con un finale pazzesco. Ve lo metto in descrizione perché va visto. Glazer realizza anche due cortometraggi molto interessanti che trovate disponibili su Mubi. Il primo, The Fall, del 2019, è un corto di intenso impatto emotivo. In 6 minuti racconta la violenza, la prevaricazione, il potere del branco contro il singolo, del più forte contro il più debole. È una visione più che consigliata. Nel 2020, in pieno lockdown, Glazer realizza un secondo cortometraggio intitolato Strasbourg 1518, dove vediamo delle persone danzare in modo quasi epilettico, rinchiusi in spazi stretti e angusti. Glazer si ispira alla cosiddetta epidemia del ballo, che colpì proprio Strasburgo nel 1518. Epidemia che per 3 mesi costrinse i corpi degli abitanti di Strasburgo in un movimento continuo che sembrava appunto una danza frenetica. Esplicito riferimento al Covid, anche se affascina il contrasto tra un mondo che si ferma e un corpo che invece non riesce a fermarsi. La carriera cinematografica di Glazer comprende solo 4 film, compreso The Zone of Interest, perché, come ho detto prima, il cinema è solo una parte del suo percorso. Il suo primo film, Sexy Beast, del 2000, è una sorta di gangster movie, ma ovviamente a modo suo. Esce in un periodo in cui cinematograficamente nasce Tarantino, il cosiddetto genere pulp, e questo film viene letteralmente risucchiato da questa etichetta, un po' a torto, un po' a ragione. Il film è interessante, non indimenticabile, ma interessante. Nel 2004 Glazer realizza Bird con Nicole Kidman, film secondo me maltrattato da pubblico e critica, ma che andrebbe recuperato. Non entro nel merito della trama, ma ricordo ai tempi un acceso dibattito sulla fotografia di questo film, a cura del compianto direttore della fotografia Harris Savides, che non usò luci artificiali e proprio per questo non venne considerato idoneo per una candidatura agli Oscar. Follia pura, a parte che Savides era un genio, ma la fotografia di Bird è roba da urlo. Nel 2013 Glazer realizza Under the Skin, un film di fantascienza a modo suo. Il film racconta la storia di un alieno che si nutre di esseri umani e che si mimetizza nel nostro mondo indossando la pelle delle persone di cui si nutre. Tratto dal romanzo omonimo di Michael Faber, il film è pazzesco. Non aspettatevi una fantascienza classica, questo è un film d'autore, lento, visivamente spietato. La scena del neonato sulla spiaggia io ancora me la sogno la notte. E in Under the Skin ci sono delle scene girate al buio in studio su un letto d'acqua che, se siete fan di Stranger Things, adesso sapete da chi hanno copiato. E arriviamo al 2023, anno di The Zone of Interest. Ma di cosa parla The Zone of Interest? Parla della famiglia Hoes, il cui capofamiglia è Rudolf Hoes, direttore del campo di concentramento di Auschwitz. La famiglia Hoes vive in una bellissima casa, circondata da un bellissimo giardino curato personalmente dalla signora Hoes, casa che confina con le alte mura del campo di concentramento di Auschwitz. Le scene di vita quotidiana della famiglia Hoes sono idilliache: la colazione al mattino, i preparativi per portare i figli a scuola, la cura della casa, del giardino, l'affetto tra marito e moglie e tra genitori e figli. I giochi in piscina, le feste di compleanno, ma soprattutto la narrazione della vita di un uomo di successo e di sua moglie, interpretata da la grandissima Sandra Hüller. Che anno che ha avuto Sandra Hüller! Che a specchio nella carriera del marito e soprattutto nella magnificenza di quella casa trova un riscatto sociale. Si eleva da zotica a moglie di un uomo di potere, quindi donna di potere. Durante queste scene di vita quotidiana avvengono delle piccole cose, dei dettagli che fanno accapponare la pelle. Viene recapitato un pacco alla signora Hoes da parte del marito, un pacco che proviene direttamente dall'interno del campo di concentramento. La signora Hoes apre questo pacco e ci trova dentro una bellissima pelliccia che si prova fiera di aver ricevuto un regalo così bello da suo marito. Quella pelliccia è di una prigioniera di Auschwitz. Quando Rudolf Hoes torna a casa dal lavoro, quindi dal campo di concentramento, si toglie gli stivali e una collaboratrice domestica li prende per lavarli sotto il getto d'acqua di una fontana e, quando li lava, l'acqua nella fontana si tinge di rosso sangue. Rudolf porta i figli a fare il bagno nel fiume dietro casa. Peccato che il fiume sia pieno dei resti umani, dei prigionieri ebrei che vengono bruciati nei forni crematori, ma soprattutto sia pieno delle loro ceneri. Ceneri che vengono usate per concimare i fiori della signora Hoes. E insieme a questi dettagli agghiaccianti, a fare la colonna sonora al quotidiano della famiglia Hoes ci sono
le voci e i rumori di Auschwitz. I rumori dei forni crematori che lavorano soprattutto di notte, colorando di rosso il cielo e riempiendo l'aria di ceneri. E poi sentiamo suoni che possiamo solo interpretare. Sono grida, pestaggi, probabilmente frustate, pianti. E tutto questo tecnicamente è girato in un modo pazzesco. La casa degli Hoes è stata completamente ricostruita basandosi sulle foto dell'epoca ed è stata riempita di telecamere più o meno nascoste. Alcune zone del set avevano fino a 10 punti di ripresa e il regista e la troupe non erano sul set, controllavano tutto da remoto. Glazer in un'intervista ha raccontato che il concetto dietro questa tecnica di ripresa nasce dalla casa del Grande Fratello. Lui non voleva che gli attori recitassero, lui voleva la realtà di quel momento. E infatti gli attori, tranne in alcune scene più costruite, si muovono in questa casa e semplicemente entrano nelle inquadrature di queste telecamere messe ovunque, proprio per esprimere il quotidiano, la banalità di quelle azioni. Il contrasto è micidiale e infatti la prima parte del film è un cazzotto nello stomaco. Poi però, secondo me, giudizio personalissimo, il film inizia a cercare conforto. Nel senso, questa prima parte è un documentario sulla disumanità. È il concetto che ho espresso all'inizio del video. Interpretiamo il bene e il male in base alle necessità. La famiglia Hoes è nata nella parte giusta della storia, per quel tempo e per quella storia, ovviamente. E semplicemente affronta la sua vita in base a quello che è giusto fare in quel momento. Ovviamente per loro, non universalmente. Lo stesso Rudolf Hoes affronta la sua carriera con fame e ambizione. Quando parla di forni crematori e di come accelerare i processi di cremazione dei prigionieri, ne parla con la freddezza di colui che vuole essere il migliore nel suo campo, perché quella è la sua storia in quel momento. Sua moglie vive quella meravigliosa casa come la svolta della sua vita. Quello è il suo castello e la sua ambizione finalmente realizzata. Siamo noi pubblico che soffriamo per la pelliccia, per il sangue sugli stivali, per le ceneri, per quel sonoro così angosciante. Però il film, nella seconda parte, si rannicchia in quelli che sono i temi classici dell'Olocausto e diventa meno universale. Ma soprattutto il film fa l'errore di uscire da quella casa, di spostare Rudolf Hoes in altri contesti, contesti prettamente militari, dove l'universalità del male a cui può arrivare l'essere umano si contrae violentemente sul lì e in quel momento. Ed è tutto troppo limitato all'Olocausto. In più il sonoro, che fino a quel momento aveva giocato un ruolo di percezione dell'angoscia, diventa troppo esplicito. C'è una scena in cui uno dei figli di Hoes è in camera sua a giocare con la finestra aperta e dalla finestra sente dei membri delle SS che stanno discutendo ad alta voce sul destino di un prigioniero che ha rubato del cibo e alla fine concludono che lo devono affogare nel fiume. E il ragazzino, nella solitudine della sua stanza, commenta anche che quel prigioniero sta per ottenere la punizione che si merita. Ecco, il troppo esplicito e addirittura l'interazione tra l'interno e l'esterno della casa, secondo me, tradiscono l'intento della tecnica che c'è dietro il film. È consolatorio pensare che il male sia chiuso nel passato, ma non è così. La casa degli Hoes è la metafora della casa di ognuno di noi. Loro avevano un muro a separarli dall'orrore e quel muro gli bastava per non doverci nemmeno pensare. Ma anche noi abbiamo il nostro muro, è questo schermo qui che state guardando adesso. E anche noi abbiamo i nostri orrori. Abbiamo la Siria, abbiamo l'Ucraina, abbiamo la Palestina, abbiamo il confine tra Bielorussia e Polonia. Siamo tutti dietro il muro e come gli Hoes siamo tutti nati nella parte giusta della storia. Ed è proprio questo che ci rende colpevoli tanto quanto loro. Ecco, se il tema del film fosse stato questo, griderei al capolavoro. Ma purtroppo non è così. The Zone of Interest è un film interessantissimo, è girato in un modo pazzesco. La fotografia, ogni singola inquadratura è studiata al centimetro, una cosa maniacale. Però emotivamente ognuno di noi reagirà a questo film in modo diverso. E secondo me Glazer poteva spingere ancora di più sulla sperimentazione, sull'esperienza solo visiva e sonora.
poteva essere meno film. Il film ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera, perché è tutto recitato in tedesco, e Glazer, accettando il premio, ha menzionato proprio la Palestina come male che si ripete, chiedendosi how do we resist? Cioè, come possiamo opporre resistenza a questo male? Perché sotto sotto lo sa anche lui che noi cosa possiamo fare contro questo male che ritorna? E il fatto che ritorni sempre con più violenza non vuol dire forse che fa parte dell'umanità? Glazer ha dedicato l'Oscar ad Aleksandra. Chi è Aleksandra? Aleksandra è una donna polacca, che ora purtroppo non c'è più, che da ragazzina aiutava i prigionieri di Auschwitz nascondendo del cibo nei cantieri dove i prigionieri andavano a lavorare fuori dal campo. E noi vediamo Aleksandra, Glazer ha voluto omaggiare questa persona realmente esistita, nelle scene girate con la telecamera termica nel film. E questa è una scelta molto sofisticata, cioè girare le uniche scene di umanità del film con una tecnica che disumanizza così tanto quello che stiamo riprendendo e quello che stiamo guardando. Questo è il genio di Glazer. The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Dovreste trovarlo ancora al cinema, perché avendo vinto l'Oscar probabilmente la sua vita distributiva si allungherà. È un film che sì, assolutamente vi consiglio come esperienza. Poi, come ho detto mille volte durante il video, ognuno di noi ci vedrà qualcosa di diverso a livello emotivo, a livello empatico. Io non ho trovato quello che speravo di trovare in questo film, cioè un'accusa totalitaria all'essere umano. Il film si contrae troppo sull'olocausto, secondo me, e perde l'intento che la tecnica ha dichiarato all'inizio del film. Opinione personale, il film va visto. Difficile abbinare una birra ad un film che tratta un tema così doloroso. Però alla fine ho deciso di abbinare a questo film non tanto una birra in sé, ma uno stile. Cioè un Imperial Stout, perché è una birra che a livello percettivo mi ha sempre fatto fare dei viaggi mentali particolari, perché è una birra nera, è una birra scura, come è oscuro tutto ciò che c'è dentro di noi e che facciamo fatica a interpretare. E le birre scure, la Stout in particolare, è una delle pochissime bevande esistenti al mondo che ti permette di bere l'oscurità. Chi beve solo birra industriale è abituato ad una sola tipologia di birra, cioè la bionda facile, senza pretese. In realtà aprirsi al mondo della birra, aprirsi a tutti i suoi stili, vuol dire veramente fare dei viaggi di percezione. Io qui in mano ho veramente un bicchiere di pure darkness, addirittura la schiuma tende al nero. In questo periodo storico, senza lasciarmi andare troppo nel pessimismo, mi ci specchio in questa oscurità. Viviamo in tempi oscuri e secondo me non esiste un'altra bevanda come la birra che può dare forma e colore all'emotività umana. Questa è una birra massacrante a 12 gradi alcolici ed è come mordere la terra. Ha un amaro di caffè estremamente spinto, ma un finale leggermente dolce. E spero che sia la metafora della vita, cioè masticare amaro e poi avere un minimo di consolazione. Quindi The Zone of Interest di Jonathan Glazer al cinema, andate a vederlo, fatevi trasportare dalle vostre emozioni più o meno positive, abbinato alla birra più scura che esista al mondo, cioè l'Imperial Stout, perché a volte nell'oscurità possiamo trovare anche della consolazione. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi da prima.